Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Era un po' di tempo che non facevo video, ho visto addirittura da aprile, quindi sono passati più di 3 mesi. E video veloce, ormai ho pochi argomenti da riportare perché l'informazione è così ampia e tale che gli argomenti nuovi sono sempre di meno. E su un caso che mi è capitato, fermo restando, chiaramente anticipo che se parlando di terapia ormonale come medico, devo parlare esclusivamente della terapia ormonale sostitutiva attuabile in Italia con gli ormoni bioidentici o la terapia iniettiva, chiaramente seguita e monitorizzata con delle analisi periodiche. Nulla toglie che alcune persone associano, insieme a percorsi di TRT o per conto proprio, anche altre molecole anabolizzanti. E mi è capitato quindi di una persona che mi ha chiesto cosa pensassi dell'associazione fra testosterone e decadolabuline, l'androlone decanoato. Chiaramente come medico non posso agevolare o sostenere questo tipo di pratica di associazione di una molecola non autorizzata, altamente illegale in Italia, però da un punto di vista clinico ho dovuto informarlo sugli eventuali effetti collaterali. Allora, se facciamo un passo indietro, in effetti, ad esempio in America spesso l'androlone decanoato, che è un testosterone, un 19-9, manca un atomo di carbonio nella posizione 19, è utilizzato spesso insieme alla TRT a dosaggi più o meno bassi e essenzialmente con quella finalità anti-aging di proteggere le articolazioni. Questo è un argomento su cui dovremmo approfondire. Spesso veniva proposto il decadurabile appunto nel trattare quei dolori articolari e sembra che in 2 o 3 settimane abbia effettivamente un'attività antidolorifica e antinfiammatoria importante. Questo può essere legato sia a delle componenti alte cerebrali interpretative del dolore, nelle quali nomi inoltro, e ne parla per esempio il dottor Gianluca Curto, un neurobiologo molto esperto in questo, e quindi lasciamo a lui le sue competenze, oppure anche perifericamente per un'azione simile cortisone, simile cortisolo, hanno comunque sono molecole provenienti così diciamo dalla steroidogenesi, anche se questo è un sintetico, e quindi possono interfacciarsi con i recettori, ad esempio del cortisolo, andando quindi a mimare un'attività antinfiammatoria. In maniera aneddotica, che non ho trovato studi di conferma, sembra anche che sia in grado di riattivare la sintesi del tessuto connettivo e quindi il riparatore delle articolazioni, ma su questo onestamente non ho una documentazione scientifica che mi permetta di dirlo con sicurezza. Mi ricordo quando lavoravo come responsabile di un centro di emodialisi 20 anni fa che avevamo i decadurabili da somministrare al paziente in emodialisi con le finalità di migliorare il processo di osteoporosi di questa persona e nello stesso tempo anche aumentare il numero dei globuli rossi. La persona con insufficienza renale non produce eritropoietina, che quindi viene somministrata, ma anche il decadurabili è un farmaco proprio autorizzato nel trattamento di alcune forme di osteopenia, di osteoporosi e di anemia. Adesso, come ho detto, è un farmaco illegale in Italia, non, assolutamente non, non prescrivibile e non nominabile. Allora, se abitassimo a Hong Kong e quindi stiamo facendo la nostra TRT, il consiglio, se si vuole proprio introdurre il decadurabili, è di introdurre una quantità modesta all'inizio, ad esempio 50 mg a settimana, e verificare quella che è la risposta nel nostro corpo. È una molecola sicuramente benefica nel trattamento di alcuni aspetti, ecco, di dolore articolare, ha un'azione anabolica interessante, un 37 su 100 rispetto al testosterone, chiamato 19-9, rientrato in maniera così come definizione ormai abitudinaria nel gruppo dei simili progestinici. Effettivamente non ha un'azione progestinica vera e propria, si può interfacciare con i recettori progestinici, tanto che questo era stato messo in correlazione con la possibilità ad alti dosaggi di indurre la ginecomastia per capacità di reagire e interfacciarsi con i recettori progestinici della mammella. Questo in parte è stato un po', diciamo così, contrastato sul fatto che molto probabilmente la molecola induce un aumento di prolattina. La prolattina, come sappiamo, induce nella gravidanza l'attività della ghiandola mammaria. Quindi la persona in trattamento con l'androlone decanoato che va ad utilizzare dosaggi importanti potrebbe avere un aumento della prolattina e quindi una ginecomastia secernente, chiamiamola così, perché la ginecomastia da estrogeni di solito non produce appunto questo liquido trasparente che è tipico invece della stimolazione mammaria da prolattina. Per quanto riguarda l'aromatizzazione in estrogeni, non tende ad aromatizzare in maniera importante, ma può attivare però per vie un po' complesse l'aromatizzazione, per cui potrebbe amplificare l'aromatizzazione del testosterone. Nello stesso tempo va a occupare la reduttasi,
che appunto riduce il testosterone in DHT, che è la molecola psicoattiva, è la molecola responsabile anche di alcuni aspetti benefici del testosterone, fra cui ad esempio la libido. Ecco, il decadurabolin, andando a utilizzare l'aromatasi e togliendola quindi al testosterone, formando il DHN, etidronandrolone, che ha un'azione molto più blanda rispetto al DHT, diidrotestosterone, potrebbe appunto ridurre l'azione del DHT e in alcuni casi, probabilmente dove non vi è un equilibrio nella gestione della quantità settimanale delle molecole, prendere il sopravvento, quindi aumentare l'aromatizzazione del testosterone, andare a ridurre i livelli di DHT e dare quindi un calo importante della libido. Ecco perché questa molecola non è ben vista da un punto di vista della risposta della sfera sessuale quando vi è un abuso. Ecco, questo era un po' un'infarinatura, quindi ripeto, come medico italiano, assolutamente molecola da bandire. Come medico dei continenti e dobbiamo quindi possiamo parlarne effettivamente se c'è intenzione autonoma, non certo consigliata dal medico della persona, iniziate con bassi dosaggi, vedete quindi la risposta, veramente 50 mg a settimana e poi aumentare, tenendo conto appunto però di questi processi, perché se aumento gli estrogeni, aumento la ritenzione di liquidi, aumento la mia pressione cardiaca, aumento la mia pressione arteriosa, scusate, aumento l'ipertrofia. Causa un'ipertrofia del ventricolo sinistro e vado poi incontro a patologie cardiache importanti, per cui valutiamo sempre nel cronico l'uso e abuso di sostanze anabolizzanti. Tornando da noi in Italia, come dicevo, noi non possiamo assolutamente fare questo tipo di percorsi e ci atteniamo alla legislazione e quindi facciamo le terapie sostitutive ormonali quando servono nei pazienti ipogonadi di tipo primitivo o secondario, o con gli ormoni bioidentici o con la terapia iniettiva controllata, chiaramente con le analisi, affinché ci sia una ottimizzazione dei valori ormonali nel rispetto dell'integrità e della salute della persona, che è una terapia che guarda al futuro e appunto deve essere portata avanti per decenni in maniera cronica, e quindi il primo passo, il primo obiettivo è la salute della persona. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti a questo punto una buona estate, vista la mia ridotta frequenza di video, e ci vediamo alla prossima occasione. Buone vacanze e buona estate a tutti.